situazione di 9 contro 9 più jolly. L'obiettivo di questo esercizio è andare a costruire a tre giocatori in zona 1. Si parte sempre dal portiere che costruisce. Per il centrocampista, ovviamente, è obbligatorio scendere in zona 1 per costruire a tre giocatori. Superata la zona 1, l'obiettivo, insieme agli altri componenti della squadra, è quello di andare a segnare in una delle tre porticine. Per quanto riguarda la squadra rossa, quindi la squadra in non possesso, il loro obiettivo è recuperare palla e cercare una transizione veloce di 8 secondi massimo per fare gol. Il portiere della squadra rossa non può usare le mani, anzi ha l'obiettivo unico di comunicare e difendere la porticina, difendere le tre porticine senza utilizzare gli arti superiori. Per quanto riguarda la preparazione, in questo caso avevamo usato circa 2/3 di campo. Varianti possono essere tocchi limitati in zona 1 o tocchi limitati per tutti. E l'obiettivo principale è chiaramente allenare la costruzione dal basso, allargando i difensori centrali e abbassando allo stesso tempo un centrocampista. In questo caso il modello di gioco utilizzato è stato il 4-2-3-1. Se l'esercizio ti è piaciuto, fammelo sapere con un like e un commento e ci vediamo al prossimo video.